Ehi là. Sì, lo senti il profumino, vero? Sto facendo un panino. Me ne faresti uno? Ok. Oh, vuoi essere pagata? Sì, voglio così tanto. Tu prendilo, ok? Sì, beh, allora voglio un panino, per favore. Sarà un piacere, sarà il miglior panino di sempre. Sarà spettacolare. Con molta pancetta. Che bellezza! Buon appetito! Oh, ma è fantastico, grazie! Oh? Cosa? Ti sei appena trasformato! Ai robot piacciono i panini, vero? Che figo! Adesso sì che sta cominciando a prendere forma e ho fatto tutto da solo! Fiu, spero tanto che a Madison piaccia! Devo anche incartare i regali! Sembra fatto da un vero esperto, sono troppo bravo! Oh, ecco che arriva! Dove dovrei metterlo? Qui non lo vedrà, giusto? Tanti auguri! Oggi è il tuo compleanno e dobbiamo festeggiare! Woohoo! Oh no! Il regalo! Temo il peggio! È il mio regalo? A me chiudi gli occhi, ok? Adesso che faccio? Si sarà salvato qualcosa? Ma certo, posso creare qualcosa io! Userò la colla a caldo sulla base del quadrato, poi ci applicherò un pezzo sopra e applicherò dell'altra colla. Aggiungerò un altro pezzo di lato ed ecco! Poi aggiungerò degli altri pezzi al centro, proprio così. Fisserò lo stuzzicadenti con dell'altra colla e aggiungo un altro pezzo in cima. Adesso lo metterò accanto agli altri pezzi fatti prima. Ne ho fatti diversi e mancano solo alcune decorazioni. Ora mettiamo delle caramelle. Metterò le preferite di Madison. L'adorerà. È il regalo più bello di sempre. Apri gli occhi ed ecco il regalo migliore di sempre. Fai sul serio? Voglio mangiare subito gli orsetti gommosi. Che bello! Quelli rossi sono i miei preferiti. Questo è il miglior compleanno di sempre! Ora voglio quelle al cioccolato! Questa è enorme! Lascia che ti aiuti a prendere queste qui! Wow, sono tutte mie! Farei qualsiasi cosa per te! Fiu! Piovono soldi, sì, è quello che faccio, gente! Sono troppo ricca! Woohoo! Sembra che dobbiamo dare una bella rassettata. Intanto togliamo le monete da qui. Oh, per favore, non farlo più, tesoro mio. Non farlo? Nessuno mi dice cosa fare. Oh, santo cielo! Madison, adesso falla finita! Torna subito qui! No, oh, rallenta! Sono troppo vecchio per queste cose. Ormai sei vecchio e decrepito! Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Oh? Aspetta! Credo di sapere che cosa fare! E mi serve solo un piccolo pezzo di cartone! Metterò due pioli al centro del cartone, poi ci infilerò due molle! Adesso metterò questo pezzo sopra e aggiungerò questi pezzi di cartone intorno! Non sono carini questi occhi? Manca solo il colore ed ecco qui! Vuoi vedere cosa ho fatto? Carino, vero? Guarda e impara! Hai fame, piccoletto? Mangia! Cosa? Voglio provare anch'io! È incredibile! Sì, funziona! Ma certo che sì! E guarda un po' chi sta raccogliendo le monete! Direi che ho trovato una bella soluzione! Sì, penso che abbia tanta fame! Come mi diverto! Ah! Oh, eccoti qui! Ok, ragazzi, chi vuole venire alla lavagna? Fammi vedere... Cosa? Ma ci sono solo io! Non c'è nessun altro da chiamare! Va bene, allora sì, vieni tu! Beh, certo! So che ce la puoi fare! Ci proverò, prof! A me va più che bene! Ok... interessante... Non c'è alcun problema, farò solo qualche piccola modifica.
Bene, proviamo di nuovo. Ok, almeno credo. Non capisco che senso abbia. Devo solo tracciare intorno ai numeri. Spero di prendere un buon voto. Questo è un 4 e me ne manca solo uno. Ok. Credo di aver finito. Ops, fammi cancellare qui. Ta-da! Accidenti, mi dispiace tanto, ma... Oh, ma credo che potrebbe cambiare idea. Per lei, prof. Beh, proviamo ancora una volta, sì. Vediamo. Credo di aver trovato la soluzione al problema. Questo non mi serve. Ma questo sì. Già. Inizierò da un rettangolo e disegnerò i numeri su un lato. Ok, eccomi qui. Usa questo. Beh, cosa ci faccio con uno scatolone? Scusa, manca ancora un dettaglio. Per prima cosa servono un po' di sprinkles. Guarda come sono belli e ora abbiamo dei bellissimi numeri, vedi? Wow, che belli! Proviamo ancora una volta, che ne pensi? Ora so cosa fare. Guarda cosa so fare! Facile come un bicchiere d'acqua! Togliamo lo stencil e guarda cosa hai fatto! Che bei numeri! Sono forte! Sai cosa significa? Un bell'otto in più! Sì, sono il numero uno! Accidenti, avevo proprio tanta fame! Vabbè, ora si torna al lavoro! O forse dovrei pulire questi piatti! Forza, non perdere tempo! Tesoro! Oh, eccoti qui! Sì! Dobbiamo pulire un po' casa! Non esiste, io ho fatto le mie faccende, non vedi? Oh. Tocca a te, papà. Fammi pensare. Sai che c'è? Credo che questo cartone sia la soluzione al mio dilemma. Sì, so cosa farci. Una volta fatti alcuni tagli, userò la colla a caldo intorno ai bordi. Poi ci attaccherò questi pezzi. E una volta fatto, userò questa molletta sulla parte inferiore. Poi ci attaccherò queste scritte in giro. Ed ecco fatto! Che ne dici di giocare a Flipper? Fighissimo! Chi perde pulisce i piatti! Ok, ci sto! Madison, che ne dici di andare per prima? Via! Oh, la pallina continua ad andare! Ci sei quasi! 20 punti, sì! Yeah! Va bene, adesso provo io! Oh no! Mi spiace, papino, temo che tu debba fare i piatti. Sarà per la prossima. Come va, papà? C'è un altro piatto. Grazie. Il flipper, ma come mi è venuto in mente? Che sonno. Che bello. Sono una vera rockstar e vi farò sanguinare le orecchie. Madison, smettila, per favore. Guarda che so fare. No, per favore, ho bisogno di riposare! Ok, come vuoi. Ma se lo faccio silenziosamente? Non riuscirò mai a riposarmi. Woohoo! Questo è per i miei fan! Sì! Woohoo! Waha! Ora basta! Ma quella è la scatola in cui è arrivata la chitarra? So cosa fare! C'è ancora speranza. Oh sì! Ora farò una chitarra di cartone. Vedi questa matita? La spezzo a metà. La metto qui e userò questo punteruolo per fare dei buchi. Adesso userò questo spago per creare le corde. E dentro, via! Fisso lo spago con del nastro e applico della colla a caldo su tutto il retro. E ho fatto, sembra una chitarra vera. Oh sì, o la va o la spacca. Facciamo a cambio? È andato molto meglio di quanto mi sarei mai immaginato. Che sollievo. Buonanotte, piccola rockstar. Woohoo! Wow!
fatto? È questo. Eh? Fossi in te non andrei in bagno per almeno un'ora. C'è una puzza incredibile. Ehi, caro, stai per caso usando il mio martello? No, è mio. Mi serve per spaccare questo pop-it. Forse ti interessa di più questa. Sembra una tigre. Stai scherzando? Fa vedere. Si vede che ti piace di più. No, questo rimane il mio preferito. Pensavo avrebbe funzionato. Ci sono. Il rotolo della carta igienica. Ecco la svolta. Inizio appiattendo il cartone. Poi disegno sopra una tigre. Adesso posso ritagliarlo. Piego la parte anteriore e la dipingo di arancione. Che bel colore! Una volta asciutto, aggiungo la vernice bianca. Questa sarà la testa. Ora posso disegnare bocca e occhi. E le strisce, naturalmente. Chris, guarda, è tutto tuo. Wow, fantastico! Mi piace un sacco! Sogni d'oro, piccoletto. Questo telefono non funziona. Pronto? Pou, fammi vedere cosa sai fare. No, è tutto ok. È solo mio figlio che mi attacca. Papà, mi annoio. Sono al telefono. Pou, smettila, Chris. Sono occupato. Come sei noioso? Cosa? Voglio la tua attenzione. E va bene. Perché non fai un disegno? Cosa? Stai scherzando? E va bene, lo faccio. Che posso disegnare? Oh, trovato! Ecco una cosa divertente. Wow, è un capolavoro. A volte mi stupisco di me stesso. Aspetta, ho un'idea geniale. Sarà bellissimo. La scrivania è posseduta. Torna qui. Mi spiace, papà, ma questa mi serve per la mia costruzione. Devo fare una casa. Aspetta, io però devo lavorare. Mi divertirò un mondo. Ai, com'è duro! Mi serve qualcosa di morbido. So dove trovarlo. Questo è perfetto. Ecco il mio nuovo pavimento. Facciamo una prova. Oh, che bello! Manca qualcosa. Ma certo, le pareti. Risolvo subito. Posso usare questo cartone. Lo incollo alle zampe del tavolo. Wow, la mia prima casa. Mi sento un adulto. Lo decorerò un po'. Mi serve del nastro adesivo e delle figurine. Questo adesso è mio. Credo di aver preso tutto il necessario. Conservo le caramelle per dopo. Primo, attacco delle strisce colorate sulla parete. Voglio che sia bella e colorata. Il nastro adesivo è perfetto. Wow, sembra arte moderna. Ora prendo la ciotola. Faccio un buco nel cartone. Ci spingo dentro la ciotola e creo una finestra. Riesco a vedere tutto quello che c'è fuori. Sta venendo bene. È il momento delle figurine. Questo punto sembra ottimo. Sono le piccole cose a fare la differenza. Il tocco personale, insomma. Sono così felice. Mi servirà un tetto. Ma ho un piano. Esiste qualcosa che non possa fare? Mancano le tegole. Questi foglietti adesivi fanno al caso mio. Li metto uno sull'altro e alterno i colori. Una protezione contro i temporali. È stato un duro lavoro. Ecco l'ultimo. Finito! Benvenuti nella mia culla! Questa è l'unica stanza. Ho scelto io stesso la combinazione di colori. Ho usato i materiali più esclusivi. Ho curato molto la parte estetica. Ehi, papà! Ok, ci aggiorniamo dopo. Wow, che figata! Lo so, l'ho progettata io stesso. Wow, incredibile! Puoi venire a trovarmi quando vuoi. Ti piace la carta da parati? Mio caro, la adoro! Sono proprio orgoglioso. Andiamo, nessuno può battermi a questo gioco. Come sei morbido? Sei il mio migliore amico. Che fame. Deliziose. Alex ha delle caramelle. Dammele. Cosa? No, sono mie. Dai, dammi una caramella. E va bene, ecco a te. Davvero? Wow. Sta arrivando al volo. Oh. L'hai fatto apposta. Zitto! Dammene una o lo dico alla mamma! Non puoi lasciarmi in pace? Prendi! Ai! Prendi questo! Ehi! Sono il migliore! Cos'è questo silenzio? Che è successo? Cosa importa? Mi sto divertendo un sacco! Finalmente posso giocare in pace! Dove sono? Perché la stanza gira? Oh, caramelle! Ma... che schifo! Ci sono dei peli sopra! È disgustoso, ma la mangio lo stesso! Un attimo!
ho un'idea fantastica. Pensi quello che penso io? Inizio con un foglio di cartoncino blu, poi lo taglio in sezioni. Uso le sezioni per creare una scatola aperta. Poi attacco una spugna e finisco di assemblare la scatola. In questo pezzo ho praticato delle fessure. Questa striscia si può inserire nella fessura superiore. In seguito inserisco mezzo bicchiere di plastica nel foro. Riempio la tazza di caramelle. Tutto questo lavoro mette appetito. Userò tutte le caramelle. Quando premo il volto di blu escono le caramelle. Dolci e gustose. Proprio quello di cui ho bisogno. Credo di meritarmele. Il paradiso delle caramelle. Che succede lì dietro? Wow, dove l'hai preso? Videogioco o caramelle? Caramelle. Ehi, fratello, dovremmo frequentarci più spesso. Vediamo di cambiare un po' le cose. Non ti preoccupare, mi servo da solo. Che idea geniale questo distributore. Ah, non vedevo l'ora. Leggere mi stanca sempre. Occhi pesanti, sonnolenza. Papà, sono a casa. Che giornata? Proprio durissima. Ecco, prendi la mia borsa. Io vado a giocare. Che succede? Ehi, perché fai così? Woohoo! Forza, Huggy! Mi sei mancato. Oh, com'è adorabile. Guarda che mosse. Attenti, un dinosauro. Pow, pow, pow. Con tutto quel movimento gli sarà venuta sete. Ehi, Alex, ecco un po' d'acqua. Ecco a te. Eh? No, non la voglio, grazie. Oh, ok, allora la bevo io. Ah, bella fresca. Dov'ero rimasto? Cos'è questo rumore? Ho un'idea. Ehi, papà? Eh? Oh, ehi, caro. Che succede? Papà, guarda. Cosa? La TV. Guarda attentamente. Eh? Lo voglio! Prendilo, papà! Immagino. Ma non possiamo comprare ogni cosa che vedi in TV. A meno che... Torno subito. Ho tagliato un pezzo di cartone a forma di U. Poi ho bisogno di un pezzo come questo. La parte inferiore deve muoversi. Lo incollo sul retro del cartone a forma di U. Ora devo renderlo una cornice. Attacco un altro pezzo di lato. Farò lo stesso dall'altra parte. Ora metto una mensola proprio qui. Prendo una bottiglia di plastica e inserisco una cannuccia sul fondo, sotto con il cartello. Questo l'ho fatto io stesso. Manca solo la bevanda. Metto un dito sulla cannuccia e riempio la bottiglia. Non voglio sprecare nulla. Riempio fino all'orlo. Dovrebbe andare. Ora rimetto il tappo. Devo assicurarmi che sia ben saldo. Penso che sia pronto. Vediamo se funziona. Ehi, Chris, da un'occhiata. Wow, sembra magico. Si svita il tappo e il succo fluisce. Intelligente, vero? Quando il bicchiere è pieno, rimetto il tappo e il succo si ferma. Vedi? Wow, grazie, papà. Com'è buono. Sapevo ti sarebbe piaciuto. Il tuo vecchio riesce sempre a sorprenderti. Vediamo. Devo trovare un bel regalo per mamma. Sì, fatto. Da un'occhiata. Un aeroplanino. Ottimo lavoro. Guarda cosa le ho fatto io. Un fiocco di neve. Le hai fatto questo? Ma è ridicolo. È solo un mucchio di buchi. Beh, è il tuo aeroplanino, allora. Ah, come osi? Beh, prendi questo. Hai rovinato il mio regalo. Ti odio. Anch'io ti odio. Guarda queste due che litigano. Non posso permetterlo. Basta. Wow, che è successo? Dove siamo? Quello strano mago ci ha portato qui. Strano mago? Ehi, un po' di rispetto. Ecco, così va meglio. E ora, benvenuti a questa sfida. Bene, qui abbiamo questa casa per le bambole. Fateci caso, manca un divano. Voi dovrete farne uno. Farne uno? Ma come si fa? Aspetta, ho un'idea. Ok, ecco un divano. Prendiamo le misure. Ma dove andate? Strano. Farò un divano con gli origami.
piego il foglio in due sulla diagonale. Poi lo riapro e faccio lo stesso sull'altra diagonale. Ora piego uno degli angoli verso il centro. Lo riapro e lo faccio di nuovo. Ora ripiego questa parte verso il centro. Va piegato bene. Ripeto questi passi con l'angolo opposto. Per ora tutto bene. Sono arrivata al centro. Ora piegare ancora gli angoli verso il centro. Su entrambi i lati. Sta diventando un po' difficile da piegare. Ok, ora lo apro solo in parte e piego gli altri due angoli liberi verso il centro. Continuo a piegare verso la nuova linea del centro, sopra gli altri lati. Devo farlo anche dall'altro lato. Comincia a prendere forma. Bene, ora lo srotolo e lo riarrotolo. Deve diventare un rettangolo. Ora piego le estremità all'interno per fare una specie di scatola, anche dall'altra parte. Ottimo, ne farò anche un altro. Le metto insieme. Sì, questa parte è fatta. Ora tocca a questo piccolo pezzo di carta. Lo piego a metà, lo inserisco nel lato corto. E un altro per creare i braccioli. E sapete, servono anche i cuscini. Ta-da! Che carino! Ecco il mio divano, signor mago. Ottimo lavoro! Devo misurare ogni pezzo. Ah, ok, ora devo fare qualche calcolo. È un po' che non la vedo. Oh, si è addormentata. Il risultato mi soddisfa. Metterò il divano proprio qui, nella casetta. Ecco la nuova sfida. Dovete fare questa. Ok, ce la posso fare. Inizio con questo foglio. In che modo creare questa barchetta? Mi piacerebbe essere su una barca vera, a veleggiare sulle onde, sotto il sole, con il vento nei capelli. Sarebbe così rilassante. Ci passerei un'estate intera. Sei di nuovo persa nella sua immaginazione. Oh, rimarrà indietro. Svegliamola. Cosa? Dobbiamo fare delle barchette. Oh, giusto. Ok, mi metto al lavoro. Primo, piegare il foglio in due partendo dal lato lungo. Molto bene, ottimo inizio. Poi, la stessa cosa sull'altro lato. Deve essere ben ripiegato. Perfetto, ora lo apro e piego un angolo verso l'interno. Un po' come un aeroplanino. Solo che deve essere una barchetta. Ripiegherò questo lembo. Inizia a sembrare una barca. O anche un cappello da capitano. Ok, questa parte è più complicata. Devo aprirlo e poi ripiegarlo. E inserire quest'angolo qui sotto per appiattirlo. Di nuovo angoli verso l'alto. Ecco un bel triangolo. Ma non è ancora una barca. Lo capovolgo di nuovo prima dell'ultimo step. Wow, wow. L'ho aperto e ora è una barca. È venuta benissimo. Che meraviglia. Ora abbiamo due barchette. Siamo fantastiche. Ottimo lavoro, ragazze. Avete superato questa sfida? Ehi, aspetta. Vieni, proviamole. Ehi, dove andate? Bene, la vasca è piena. Pronta a salpare? Sì, guarda come galleggiano. Che carine. Oh, cominciano a inzupparsi. Beh, in effetti sono di carta. Devo proprio fare una manicure. Oh, siete pronte? Ok. Ecco la prossima sfida. Unghie. Capito. Mi serve il mio kit per manicure. Vediamo da dove cominciamo. Queste blu. Si abbineranno al mio vestito. Bene, iniziamo a incollarle. Sì, guarda. Sfida completata. Cosa? Ah, no. Non è quello che intendevo. Wow, che unghie ridicole. Userò di nuovo gli origami. Prendo questo angolo e lo piego verso l'altro lato. Poi prendo l'altro lato e formo un triangolo nella parte superiore. Ora quest'altro angolo per formare un altro triangolo. Poi l'ultimo angolo. Ora piego questa metà verso l'alto. E lo ripiego a metà. Ora ho un triangolo completo. Bene, lo apro e piego un angolo verso il basso.
lo ripiego sempre verso il basso. Poi ripiego l'ultimo pezzo. Un sacco di pieghe in questo progetto. Devono essere ben definite, anche se lo spessore aumenta. Ora il difficile. Devo aprirlo e infilare l'angolo nell'apertura. Fatto, riesco a infilare anche il dito. Ta-da! Guarda un po' queste unghie. Inquietanti. Ottimo lavoro. Perché le mie non sono così belle? Che faccia! Lasciami stare, cattiva. Secondo voi qual è la prossima sfida? Dovrete fare una gru. Come posso fare stavolta? Già, non so da dove iniziare. Oh, ho capito. Ecco i miei auricolari. Ora li indosso. Funzionerà. Avviamo la playlist. Ottimo. Proprio quello che volevo sentire. Iniziamo a piegare. Pieghiamo il solito angolo. Poi anche l'altro. Dopo pieghiamo il lato inferiore su quello superiore. Premo per bene e lo riapro. Poi faccio lo stesso con l'altro lato. Lo riapro e passo a qualcosa di più complicato. Uso le pieghe esistenti per fare un quadrato più piccolo. Piego questo angoletto verso il centro. Bene, poi lo stesso con l'altro. Piego l'angolo superiore verso il centro, ma lo rimetto subito a posto. Giro il quadrato e faccio lo stesso su questo lato. Torniamo sull'altro lato e apriamolo leggermente. Un po' complicato, ma ora sembra un diamante. Ok, ora delle piccole pieghe laterali. Sono minuscole. Premiamo bene. Passiamo sull'altro lato e ripetiamo il procedimento. Mi piacciono questi passaggi, sono divertenti. Questa piccola parte sembra una gamba piegata. Poi giro questa punta verso il basso. Sta prendendo forma. Prendo le forbici e taglio molto attentamente fino al centro. Quest'ala la portiamo giù e facciamo lo stesso con l'altra. Poi piego i lembi appena tagliati in questo modo. Una, due, tre pieghe. Sì! Ecco l'origami di una piccola gru. Che carina! Guarda, sa anche ballare. Ok. Oh, le piace davvero. Ehi, che stai facendo? Oh, ascoltavo la mia playlist. Senti. Oh, wow, ora ho capito. Non male. Meglio mettersi al lavoro. Balla, piccola gru. Sì, anche la mia gru è fatta e pronta per ballare. Guarda come si divertono. Che succede lì? Da dove viene questa musica? Voglio ballare anch'io. Mi sto annoiando. Oh, il mago è tornato. Vediamo che vuole. La prossima sfida prevede un fiore. Al lavoro. Ok, credo di sapere come fare. Ehi, spero davvero tu possa aiutarmi. Ecco, una firma qui, prego. Grande. Ed ecco le vostre rose. Buona giornata. Ehi, mago, ecco le mie rose. Cosa? Non era quello che intendevo. Va bene, troviamo qualcos'altro. Un po' più qui, dell'altro qui. Sotto con le forbici. Molto bene, ho fatto. Ta-da! Che cos'è? Mi sa che hai perso di nuovo. Tocca a me fare qualcosa con le forbici. Ma prima iniziamo a piegare. Ok, usiamo un righello per tracciare una linea. Bene, ora inizio a tagliare. Lo taglio in strisce fino alla linea principale. Su entrambi i lati. Finito. Lo apro e... Oh, niente male. Ora aggiungo un po' di colla qui. E piego l'altra estremità incollandola bene. Ora mi servono una cannuccia verde e altra colla. Ne metto un po' sull'estremità della cannuccia. Metto la cannuccia sulla carta e la arrotolo. Continua, continua, continua. Ora faccio lo stesso con un altro foglio. Sta
sta venendo benissimo. Sì, ho finito il mio fiore. Oh, molto bello. Ottimo lavoro. Cosa? Beh, in effetti ha ragione. È molto carino. Oh, sembra triste. Ehi, ecco, ne ho fatto uno in più. Oh, uno viola. Grazie. Sei davvero un'amica? Oh, hanno finalmente fatto pace. Tanti auguri a me! Sì, ce l'ho fatta! Tanti auguri! Sei la migliore! Che tipo di torta è? Spero sia al cioccolato! È enorme! Eh? Ma non è torta! Che cos'è? Cartone o qualcosa del genere? Ma questa roba non si mangia! La vuoi? Pronto? Ma che avete? Gah! Che accidente! Julie! Come mai adesso sei di cartone? Mi senti? Aspetta! Non cadete! No! Tornate qui! Ah! Oh? Ma oggi è il mio compleanno! Io sono ancora qui, vero? Ma ho sempre avuto le mani così! Che si dice, bella gente? Tu verrai con me e ci divertiremo un mondo! Adesso le cose stanno per cambiare! Ok, riesci a vedermi? Oh, buongiorno! Per prima cosa parliamo delle email! Scusi! Dunque, dov'ero? Oh sì, l'email! Ecco! Se guardiamo il grafico potremmo notare un dettaglio molto interessante. Ciao! Io sono tutta blu! Ah? Ok, ma adesso vai via. Ti prego, dimmi cosa ne pensi. Io mi sto annoiando. Sì, capisco. Ma sì! Ehi, mamma! Mamma! Ti devo dire una cosa importante. Un attimo solo. Che c'è? Che c'è di così importante? Vuoi degli altri cereali? Ok, apri per bene. Eccoti qua. Dunque, ecco, prendi questo. Oh, che bello! Ma aspetta, non si tiene su. Ma che cosa sta combinando? Ecco. Che c'è che non va? Forza! Lasciamo perdere. Mamma, vedi? Sto mangiando da sola. Perché questo stupido telefono non fa quello che dico? Oh, ma aspetta! Ho avuto un'idea brillante! Devo solo prendere qualcosa su cui poggiare il telefono! Pronto? Cosa? Oh, dammi solo un minuto! Devo creare un supporto per il telefono! Intanto bisogna delineare un disegno a piacere con una penna 3D e io ho scelto questo bel disegno qui! Poi bisogna riempirlo con diversi colori! In questo modo sarà abbastanza robusto da sostenere il telefono! E tutti i dettagli lo renderanno ancora più carino, vedi? È adorabile! Tu verrai con me! Sono proprio orgogliosa! Wow! Ma cos'è? Ok, tesoro, eccoti qua! Adesso provalo! Ehi, funziona! Adesso posso guardare i miei video preferiti! Oh, le piace! E adesso posso tornare al mio lavoro! Vediamo cosa sta accadendo nel mondo oggi. No! Il salvadanaio! Ti prenderò! Oh, forse no. Ah! Papà, che succede? Ma quello è il mio salvadanaio! L'hai fatto cadere! No! Ti sbagli! È tutto ok, non piangere! No. Tesoro! Papà, ha rotto il mio salvadanaio! No, io stavo solo facendo le flessioni! Non ci posso credere! 5, 26. Succede, tesoro. Ma io so come rimediare. Vuoi vedere che cosa ho per te? Inizierò con un quadrato di cartone. Poi farò delle linee qui. E delle altre qui. Poi prenderò un taglierino e lo passerò sopra le linee. Poi girerò il quadrato di lato. Vedi questa linguetta?
Ora devo tagliare un altro quadrato uguale e lo metterò sopra il primo. E ne aggiungerò un altro. Ho fatto anche degli altri pezzi di cartone. Sto creando un cubo, vedi? Una volta incollato, infilerò dentro anche gli altri pezzi fatti in precedenza. Poi aggiungerò questo pezzo qui. Userò un po' di colla per coprire questa parte. Poi lo coprirò con un altro pezzo. Adesso viene fuori proprio così. E ci ho anche aggiunto un bel faccino. Insomma, che ne pensi? Ora basta solo tirare fuori questo pezzo. Vedi com'è semplice? Ora devi solo prendere una moneta. Provaci tu, tesoro. Ok, ci provo. La devo mettere qui. Credo che sia caduta dentro. Vediamo. Wow! Ha funzionato! Mi piace molto di più di quello originale. Papà? Non se la caverà mica così facilmente. Non credo proprio. Ciao ciao, mamma! Vuole leggere il giornale, eh? Beh, non più! Salve! E tu saresti? Ti presento questo salvadanaio. Puff! Un cassetto! Non è incredibile? Mettici dentro dei soldi! Oh, ma certo! Questi andranno bene? No, è troppo poco! Oh, ok! Questi dovrebbero andare bene! Beh, speravo in qualcosa di più sostanzioso! Se proprio insisti! Ecco, questi dovrebbero bastare! Wow, sono un sacco di soldi! Piccolo salvadanaio, goditi il tuo snack! Vuoi vedere come spariscono? Guarda attentamente! Ecco qua! Alakazam, alakazu! Vorresti i tuoi soldi indietro? Uhu, non li avrai mai! Wow, che belle mosse! Vorresti sapere dove sono finiti i soldi? È un'ottima domanda! Wow, davvero impressionante! Claire! Grazie! Addio! Oh! Mamma, scusa, ma non ti avevo vista! Lo rivuoi indietro, va bene! Hai messo i soldi di tuo padre qui dentro! Oh, ma non vedo niente! Come hai fatto? Un segreto è un segreto! Ah. Signorina, comportati bene! Prova a prendermi! I soldi sono miei! Adoro le mie mattinate! Ecco, tutto fatto! Oh, ciao mamma! Ciao tesoro, non ti avevo vista! Per favore! Vuoi indossare i miei gioielli, eh? Non credo, tesoro, mi dispiace! Sono solo per adulti! Ah. Crede di potermi comandare, eh? Ora le faccio vedere io chi comanda, invece! Eh? Che cosa? Ciao mamma! Che c'è? Assolutamente no! Ti ho detto di no, non ricordi? Ma io! No! Ho rischiato grosso! Ma io? No! Ma volevo solo... Ti prego, non piangere! Ah! Oh no, ti prego! Puoi giocare con... Beh... quella no! E questa è troppo costosa! Ti prego, mamma, ti prego! Forse... No, non lo so... Sì? Vedo già la scena! I miei preziosi gioielli! Mi piacciono i diamanti! Anche come occhiali! Voglio cucinarci! Sì, lo so, sono bellissima! Oh no! Mi devo nascondere! No, non puoi indossarli! Possibile che non ho nient'altro! La mia penna 3D! Mettiamoci subito al lavoro! Userò come modello questa testa. Ora posso creare qualsiasi forma che desidero, ma questa collana non è bellissima. E questi anelli la renderanno molto più robusta. Ecco, non è fantastica? Una volta indurita si potrà indossare. Ecco, come ti sta? Wow, adesso somiglio a te! Grazie, mamma, sei la migliore! Oh! Sì, non me la toglierò mai più! Woohoo! A dopo! Che buona questa pizza! Mi piace con questo condimento! Chissà cosa c'è in TV!
Ma quella è un'altra. No. Vediamo. Ehi, adoro questa serie! Un bel telecomando tutto per me. Ehi, chi ha cambiato canale? Sono stata io. Ma io stavo guardando. Ecco. Così va meglio. Ah. Ma mamma, voglio vedere i cartoni! Sì, ecco! Ok, ora basta. Smettila di cambiare canale. No, 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 ecco. Ehi, mamma, non è giusto. Oh, allora io me ne vado a giocare. Oh, non c'è mai pace. Come faccio a vedere la TV così? E adesso che c'è? Aspetta. La 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 la. Oh, Hazel, ti andrebbe uno snack? Che cosa? È quello che penso che sia. Vieni più vicina e vedrai. Eccoti qua. Wow, è la barretta più grande che abbia mai visto. Bene. Non può essere. Ma perché? Volevi questa? Oh, Hazel, ora sono cavoli tuoi. Mi sono stufata dei tuoi capricci. Voglio un po' di pace adesso, eh? Sto perdendo la pazienza. Sei così buffa quando sei arrabbiata. Mi arrendo. Oh, rimarrò per sempre una donna frustrata. Oh. Aspetta, c'è ancora un pezzo di pizza. E mi ha fatto venire un'idea. Ma prima ho bisogno di un po' di cartone. Poi metterò il telefono al centro. Poi ci aggiungerò questo pezzo qui. E sopra della carta colorata. Ora devo metterci dei bottoni. In questo modo assomiglia a una TV. Ci aggiungerò anche il tasto dell'accensione. Ta-da! Ed è pronta! Adesso possiamo entrambe guardare la TV. Questa storia è incredibile! Tesoro, devi assolutamente leggere questo articolo! Spostati! Ma che succede? Ok, me ne vado! Ah, molto meglio! E non ballare! Woohoo! Ti piace il picnic, tesoro? Oh, prendi al volo! Forse dopo... Ehi, guarda che mosse! Le ho inventate io! Nessuno sa muoversi come me! Che bello! Ok. Ok, mi sono stancata! Tesoro, perché non bevi qualcosa? No, non ho sete! Beh, almeno ci ho provato. Guarda come salto, mamma! Riesci a crederci? Non ce la faccio proprio più! Ehi, che stai leggendo? Ma quello è un marshmallow! Grazie, mammina! Ok, adesso vai a saltare! Ti amo così tanto, mostro! Adesso baciatevi, ecco! No! Mi sto nascondendo, shh! Bevi un po'. Ah, mamma! Ciao, mia cara! Fa caldo, bevi un po' d'acqua! No! Quello cos'è? Tesoro, per favore, bevi dell'acqua. Ma guarda, credo sia della limonata fresca. La vorrei tanto assaggiare. Wow, non sembra buonissima. Mamma, posso averne un po'? Adesso so come farti bere l'acqua. E mi serve un po' di cartone. Vedi come si piega questo pezzo? Ora lo attaccherò a questo pezzo qui. Così ho creato due pannelli laterali. E prima di attaccarci questa devo mettere questo pezzo. Ora torniamo alla bottiglia. Farò un buco nella bottiglia e ci infilerò una cannuccia. Poi metterò la bottiglia nel dispenser. E ho anche fatto un bel cartello. Ed ecco che ho creato un bel dispenser di limonata. Ok, adesso è pronto. Dunque, mettiamolo alla prova. La limonata fuoriuscirà da qui. Devo solo riempire la bottiglia di limonata. Wow! Ora basta avvitare il tappo ed è pronto! Ok, io lo provo! Basta svitare il tappo per togliere la pressione! E quando hai finito, il tappo va rimesso! Rimane una sola cosa da fare! Buonissima! Ne voglio ancora! Ok, il bicchiere è pieno!
questa è la migliore giornata di sempre. Go, 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 go. Ancora? Ok, ecco che arriva. Bevi pure, mia cara. Go, 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 go. Mamma, dov'è il bagno? Mi scappa veramente tanto. Andiamo. È incredibile quello che puoi fare con un po' di cartone del materiale per crafting. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri fantastici suggerimenti. Oh sì! Yuhuu! Guarda come ballano! Questa festa è top! Non voglio che finisca! Per farla anche tu? Ti serviranno solo dei rotoli di carta igienica e dei cartoncini colorati. Applica della colla sul cartoncino e incolla attorno al rotolo. Poi disegno due punti sul cartone e li buco con una puntina. Faccio passare un filo in uno dei due buchi e ci faccio un nodino. Assicurati che il nodo non passi nel buco. Poi faccio un altro buco nel tappo di una bottiglia e ci faccio passare dentro il filo. Ora posso decorarlo. Ecco, come se avessero dei vestiti. Che bello! Poi leggo insieme due bastoncini di legno e ci incollo il filo di nylon. Dobbiamo farlo su tutti e quattro i lati. Mi sa che qualcuno è pronto per la festa. Iniziamo! Ehi, nanna, ti posso aiutare? Certo, tesoro! Yuhu! Mi sta attaccando! Perché l'hai fatto? Respira, è tutto ok. È solo farina. Ok, poi ci servono le uova. Ok, posso? Oh, certo! Amo questa parte! Tutto appiccicoso! È normale, vero? Oh! Meg, ti ho preparato i noodles. Devi avere fame! Sembrano buoni! Ma manca qualcosa! La salsa! Serve la salsa! Un sacco di salsa! Sembra delizioso! Solo un altro po'! Oh! Ho perso il controllo della salsa! Basta! Che stai facendo? Beh! No! Ecco! Meg non c'è più! Mi è venuta un'idea! So cosa fare! Mi serve questa scatola! Come l'hai trovata? Torno subito! Questo risolverà tutto! Adagio la scatola su un lato e poi ci metto della vernice che vado a spalmare con un pennello in modo uniforme. Voglio dipingere un quadrato. Faccio con calma. Proprio quello che volevo. Poi taglio attorno al quadrato ma lascio un lato intatto. Deve essere uno sportello. Non ho mica finito, eh? Poi mi serve il tappo di una bottiglia di succo. Applico la colla sotto e giro tutto intorno. Poi lo incollo alla scatola. Faccio lo stesso con altri tappi di vari colori. E ora attacco un tubo di cartone allo sportello. Inizia a prendere forma. Poi metto un foglio di plastica sopra la scatola e ci attacco sopra dei CD vuoti. È proprio come un forno. Vicino ci metto altre due scatole. Ho un rotolo di carta adesiva, sembra proprio marmo. Lo incollo sopra le scatole. Lo faccio aderire per bene. Niente pieghe. Poi devo tagliare un cerchio. Faccio una serie di tagli e tolgo il centro. Nel buco poi metto una ciotola. Questo dispenser di sapone sarà utilissimo, mi serve solo l'erogatore. Ecco, questo sarà il rubinetto, lo metto dietro alla ciotola. Il lavandino è pronto. Poi taglio rettangoli dalla scatola e faccio altri sportelli. Queste sono dispense, devo solo muoverli dentro. Wow, è per me! Una cucina tutta mia! È perfetta! Ma mi servono altre cose. Voglio che sembri proprio casa. Verrà benissimo! Ho tutto quello che mi serve. È ora di cucinare i dolci. Non vedo l'ora di assaggiare questi pancakes. Ma prima devo metterli in forno. Ecco qua! Sapevo che l'avrebbe tenuta impegnata, è adorabile! Che odorino delizioso! Non ci vorrà tanto, nonna! Questi noodles sembrano buoni! Oh, mi arrendo! Ho
avrei dovuto costruire una lavastoviglie. Ehi, Meg! E dai! Ehi, ehi! Che fastidio! Dai, un po' di divertimento! Mi sto annoiando! Ehi, guarda! Wow, un parco divertimenti! Aspetta, quanto costa? Oh! What? Oh, certo! Tengo sempre con me delle monete d'oro per le emergenze! Ehi, anche io! Credo di averne altre! Questa puzza! Devi lavarti di più! Ma sono sempre soldi! Pensavo di averne di più! Nella scarpa, ma certo! A momenti me ne dimenticavo! Wow! Ce ne servono altri comunque, aspetta! Come hai fatto? Quanto abbiamo? Contiamoli! Ok! Brutta notizia, ancora non bastano! Ah, oh, non è giusto! L'universo si sta prendendo gioco di noi! Aia! Cos'è stato? Ma piovono limoni! Sul meteo non lo diceva! Sono confusa ora! Aspetta, ho un'idea! Vieni! Che succede? Queste scatole fanno proprio al caso nostro! È come quel vecchio detto, se la vita ti dà limoni, tu fai una limonata! Ok, mettiamoli vicini! Ci serve della colla! Poi ci mettiamo sopra altre scatole! Dopodiché dobbiamo dipingere questo tubo con della vernice spray. Amo questo colore così acceso. Voglio coprire completamente i tubi. Ecco qua. Grazie. Metto la colla sul lato della scatola. Poi ci attacco i tubi. Faccio questo lato. Sta venendo bene. Eh sì? Ma non abbiamo ancora finito. Questo va sopra i tubi. Abbiamo un tetto. Lo decoro. Faccio le mattonelle di diversi colori. Possiamo usare questa tovaglia e questi pom-pom. Non vogliamo mica una scatola noiosa. Così è meglio. Ci serve un bel cartello e dei disegni di limoni. Che sete che mi sta venendo! Il nostro chioschetto di limonata è perfetto! Mancano solo i clienti. Guadagniamo un po' di soldi! Si lavora? Prendete la vostra limonata! Che aspettate? Ecco qua! È un piacere fare affari con voi! Ecco qua! Sta andando bene! I soldi, grazie! Wow, guarda quanti soldi! Siamo ricche! È stata un'idea geniale! Sai cosa significa, vero? Andiamo al parco divertimenti! Wow, che posto fantastico! Bellissimo, sì! Ce lo meritiamo un po' di divertimento! Non vedo l'ora! Andiamo! Oh, quanto pesa questa scatola! Meno male che mi sono allenata! Beh, apriamola! Wow, quanta roba ho comprato! Ma sono tutte cose che ci servono! Aspetta! Oh no! Ho sentito lo schioccare di uno snack! Sono tutti miei, tutti miei! Non amo le patatine! Per niente male! Gnam! E ora mi serve qualcosa per mandare giù! Dai, apriti! Proprio ciò di cui avevo bisogno! Cosa? Che succede qui? Oh! Ciao, nonna! Ciao, nonna! Ogni volta così! Guarda che disastro! Meg! Forse però posso sistemare! Ci serve una macchinetta? Sarebbe una soluzione a tutti i miei problemi! Niente più disordine! Potrei metterci dentro tutti gli snack preferiti di Meg! Anche le lattine! E sarebbe divertente! Ma sai, mi sa proprio che lo faccio! Mi serve solo questa scatola! Iniziamo! Ho disegnato a matita tutti i buchi che devo fare! Ora taglio! Non voglio sbagliarmi, ecco perché ho disegnato le tracce, così è più facile! Ci sono varie forme, perché dentro ci saranno un sacco di cose buone! Le dimensioni devono essere giuste! Meg non sarà contenta se non riesce a prendere gli snack! Nessuno lo sarebbe! Ok, mi manca ancora qualche buco! Ci vuole tempo, ma ne vale la pena!
rimarrà a bocca aperta. Ecco qua, devo solo rimuovere il cartone, la parte più difficile. Poi mi serve la pistola per colla a caldo, metto la colla tutta intorno ai buchi, giusto una linea sottile, ma non deve mancare in nessun posto. Poi attacco della plastica trasparente sul cartone, taglio la plastica delle forme dei buchi. E ora lo giro. Così capisco se si tengono. Lascio aperto questo buco. Poi mi serve un rettangolo di cartone. Ci passo la colla intorno e poi ci attacco una striscia di cartone. Idem sull'altro lato. Vediamo se una lattina c'entra. E ora disegno delle linee su un altro pezzo di cartone. Devono essere precise e dritte. E ora con un taglierino passo sulle linee. Non voglio tagliare fino in fondo. Devo solo seguire le linee. Ok, direi che ci siamo. E ora mi serve un compasso. Lo uso per disegnare due cerchi. Che ritaglio. E passo la colla sul cartone tagliato. Ci attacco il cerchio. E ci arrotolo attorno il cartone. Applico la colla sull'estremità aperta. E ci metto l'altro cerchio. Questo tiene la lattina di soda. Ho un pezzo grande di cartone e ci attacco il contenitore della soda. Per la parte che segue mi servono dei bastoncini del gelato, li taglio con questo seghetto. Ne taglio solo un pezzo piccolo come questo. Ci faccio una scatola. Non ho ancora finito con i bastoni del gelato. Incollo la scatola su un bastoncino. Mi serve altra colla da mettere sul bastoncino. Ci incollo un bastoncino di legno. È un piccolo meccanismo. Ne faccio un altro. Wow, velocissima! Attacco l'estremità finale di un bastoncino per gelato su un piccolo pezzo di cartone e ci attacco il meccanismo. Questo è per il dispenser di soda. Ho altri due cerchi. Li ricopro di colla e li metto uno sopra l'altro. Ci infilo dentro una matita. Con il seghetto elettrico taglio l'altra estremità della matita. Questo va sulla parte davanti della scatola. Vediamo se gira. Quando gira deve attivare il meccanismo. E la lattina esce fuori. Poi facciamo una scatola che lasciamo aperta così. La parte davanti e sopra sono aperte. Metto un pezzo di cartone qui dentro. Lo metto su un angolo. E faccio uno scaffale nel centro. Questo è per la pizza. Per la prossima parte mi servono tre pezzi di cartone. Metto la colla al centro di un pezzo. Poi appiccico quello grande nel mezzo. E metto la colla sul finale e spingo. Attacco l'altro pezzo di cartone sull'altro lato. E poi prendo l'altro meccanismo con l'elastico. Proprio così, questo va qui. Rimane solo da decorare. Bello! Aspetta, manca la cosa più importante. Il cibo! Non ci avevo pensato. Ecco la pizza. Mmm, che odorino. La mettiamo qui. E... ah, il sole è così luminoso, non riesco a vedere lo schermo. Sembra che tu abbia qualche problemino. Chi sei tu? Non riesco a vedere niente, che succede? Non preoccuparti, ho una soluzione apposta per te. Ta-dan! Ho una testa a forma di scatola solo per te. Ecco qui, puoi goderti l'ombra all'interno della scatola. C'è anche uno spazio per il tuo telefono. Questo video è così divertente, l'adoro, è il mio nuovo preferito. Non posso credere che l'abbiano appena fatto al prof. Un lavoro ben fatto, sapevo che avrebbe funzionato. Sì, ho abbastanza soldi da aggiungere al mio barattolo. Non vedo l'ora di avere abbastanza soldi per un cane nuovo. Cane, 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 i cani sono i migliori. Dovrei cominciare a pensare a un nome. Oh, cielo, c'è troppa polvere in questa stanza. I miei denti, no! Tornate qui! Oh no, le cose si mettono male! Per favore non cadere, oh no! Ecco fatto, caduto. Caspita, si è spaccato! Nonna, cos'è successo al barattolo? Tranquilla, la nonna può risolvere questo problema, mi serve solo un po' di cartone. Un altro paio di questi per creare degli strati e poi aggiungerò un po' di vernice perché vogliamo che sia anche bello. Per questo pezzo circolare mi servirà della colla a caldo e il cagnolino può sedersi qui sopra. Bravo, Fido! Adesso puoi dargli da mangiare. Santo cielo, guarda la moneta, sta andando dritta nel barattolo! Sì, anche questa sta raggiungendo il resto delle monete. Oh, è così difficile entrare dalla porta in questo modo. Ce l'ho fatta! Perbacco,
Tesoro, che cosa ti è successo? Vabbè, stavo giocando a calcio. Non puoi credere a quanto velocemente stessi correndo. Va bene, e poi che è successo? Va bene, stavo litigando per la palla con uno degli attaccanti. Era tosta, ma sapevo che stavo facendo. Le ho tolto la palla, poi la stavo calciando lungo il campo e poi, sono inciampata sulla mia stessa caviglia e sono andata giù. È per questo che abbiamo perso. Tutto perché sono caduta, sono arrabbiata. Oh, mi spiace, tesoro. Lei adora giocare a calcio, ma io ho la soluzione. Prenderò questa scatola della pizza e la aprirò così. E mi finisco anche quella rimasta. Ora che la pizza è finita, posso cominciare a fissare questi angoli. Grande, aggiungiamo un po' di carta verde sul fondo. E adesso alcune decorazioni. Voglio davvero che sembri un campo da calcio. Ora le cannucce. Le piego, le faccio scorrere una nell'altra e le fisso con un po' di colla. Aggiungo alcune decorazioni da stadio ed ecco qui. Questa cannuccia è per te e questa per me. Soffia! Oh, ti sconfiggerò. Dovrai soffiare più forte di così se vuoi battermi. Oh, mi avevi quasi sconfitta, ma ho una grande difesa. In nessun modo ti lascerò vincere. Oh sì, vai! Vinco io! Woohoo! Va bene, è ora di una rivincita allora. Andiamo! Nessuno sta guardando, quindi posso fare uno spuntino. Oh, perché questo sacchetto è così difficile da aprire? Forza, devo mangiare! Oh no, si è spaccato a metà! Addio, miei dolcetti prelibati che tanto desideravo. Guardate, caramelle gratis, prendiamole! Fermi! Queste sono tutte mie! E andate via, ne è rimasta una sola, sul serio, è così frustrante! Oh mamma, hanno rubato tutte le sue caramelle, ma forse posso aiutarla! Che stai facendo? Psst, ehi, ho una soluzione al tuo problema! Guarda questo, è il mio porcellino! Avanti, spingi il naso! Vedi? È un distributore di caramelle. Ti mostro come l'ho fatto. Ho iniziato con alcuni pezzi di cartone, poi ne ho aggiunti altri tre. Ho aggiunto questo pezzo per la base. Poi serve dell'altro cartone, ma anche dei piccoli tasselli. Abbiamo bisogno della forma di un altro tassello e di due piccoli elastici. Ora può andare nella scatola, dovrebbe andarci finalmente. Lo faccio scorrere e aggancio l'elastico su questi tasselli. Uso delle pinzette per rendere tutto più semplice. Non dimenticare di mettere anche l'altro elastico. Poi lo spingerò indietro e le caramelle scivoleranno fuori. Grande! Ricopriamolo e aggiungiamo alcune piccole rampe rivolte verso il basso. Copriamo anche la parte anteriore, così sarà più carino. Ho aggiunto questa custodia di plastica per contenere tutte le caramelle. Ed ecco un piccolo coperchio, così le caramelle non si rovesceranno dappertutto. Guarda, si apre anche in modo da poter inserire tutte le caramelle. Guarda quanto è bello e carino! Ed è anche così colorato! E finiamo con le decorazioni. Prima di tutto questa caramella è buonissima e devo ammettere che il maiale è super carino. Bene, posso tornare ai miei studi. Vroom, vroom, vroom! Vincerò questa gara! Nessuno può fermarmi adesso! Vroom! Ciao Susan, ci vediamo la prossima settimana per pranzare fuori. Perbacco, che pomeriggio divertente, è sempre bello stare con le amiche. La mamma ha appoggiato le chiavi della macchina. Credo che sia meglio che cominci a fare la cena. E se io... sgattaiolassi più vicina? Non potrà vedermi se mi metto dietro questi fiori. Cos'era quel rumore? Sembrava sospetto. Non c'è nessuno. È ora di passare dai fiori a questa felce. In punta di piedi, in punta di piedi, in punta di piedi, sono qui! Ho le chiavi della macchina. Wow, chiavi vere! Ed è ora di guidare una vera macchina. Il giorno migliore di sempre! No, mi lasci andare, non stavo guidando così veloce, signora, sono Sue. Oh no, la mia piccolina e non la mia macchina. Ok, credo che opterò per qualcos'altro. Ho questo pezzo di cartone che ho già ritagliato. Devo aggiungere un po' di colla sulla parte superiore in questo modo. E poi anche sul sotto. Ci metterò sopra un pezzo uguale. E adesso farò la stessa cosa con la colla. Adesso aggiungerò un terzo pezzo, ma questo non ha alcun buco nel mezzo. E adesso più colla, ovviamente. Poi aggiungerò ancora un altro pezzo di cartone. Ed eccoci, dovrebbero essere abbastanza strati per questo progetto. È il momento di aggiungere un po' di vernice, questa è la parte più divertente. Adoro questo arancione, è così luminoso e carino. Fatto, ci metto una custodia per il telefono. L'ho misurata prima, quindi so che ci andrà a pennello. E abbiamo altri pezzi di cartone e colla. Ovviamente li metteremo insieme per creare più strati.
Ora questa parte è più complicata perché voglio che questo pezzo sia incollato ad angolo in questo modo. Poi devo aspettare che si asciughi e una volta fatto posso dipingerlo. Mettiamo tutto insieme. Questa batteria ci entra perfettamente. Tadan, ho creato un supporto per il mio telefono che ha anche un volante. Sì, sono in testa, nessuno può prendermi. Questo è il miglior gioco di sempre e anche il miglior volante. Woohoo! Wow, guarda come gioca a basket! È davvero brava! Cavolo! Sta tirando! Ah, non può essere! La palla è venuta verso di me! È la mia occasione! Posso essere una star del basket anch'io! Che diavolo sta facendo con la mia palla? Sì! Dai un'occhiata a queste mosse! Cosa? Oh no, ecco che arriva! Voglio fare canestro, ecco che arriva! Ah, non era neanche vicino! Comunque sia, questa è la mia palla, quindi smettila, trova qualcos'altro da fare. Perché è stata così cattiva? Pensa di essere così brava solo perché sa come si gioca a basket. Ehi, guarda questo! Credo mi possa tornare utile. Fammi solo stendere il cartone. E adesso è il momento di creare. Metto una riga di colla a caldo lungo il tubo proprio così. Posso premerlo sul cartone steso a terra. Poi attaccherò queste strisce a forma di B. L'altra estremità del tubo va in questo buco che ho tagliato nella scatola. E adesso un canestro, perché non puoi davvero giocare a basket senza. Userò questo sacchetto di plastica come rete. Devo tagliare il fondo così la palla può uscire. Ah, la mia palla è completamente sgonfia, accidenti! Ma ehi, il cartone verrà in mio soccorso! È ora di praticare le mie abilità con la palla in modo da poter migliorare. Sì, il mio primo canestro nella mia creazione funziona! Un altro! Woohoo! Sono la migliore! Facciamo festa! Balliamo! Woohoo! Oh, fa caldo qui. Mi serve una pausa, credo. Non c'è spazio sul divano. Ecco, i sacchi sono presi. Beh, suppongo che dovrò crearmi un posto, allora. Ehi, ma che fai? Ci siamo seduti noi qui! Oh, accidenti! Sono caduta. A quanto pare non c'è posto per sedersi. Che succede laggiù? Oh, cacchio, questa bottiglia è vuota. Devo liberarmene. Quel cestino è pieno di bottiglie vuote. Devo solo cercare più a fondo. Sì, ho una bella idea! Ho tutte queste bottiglie e una scatola di cartone. Devo solo organizzarle in modo che entrino qui dentro. Perfetto, posso chiudere la scatola. La chiuderò con del nastro adesivo per assicurarmi che non fuoriesca nulla. Ehi, lanciami quel cuscino. Grazie, funzionerà. E metterò anche un tappetino. E lungo i lati. Devo solo cucire un pochino. E... ah, cavolo! Fatto! Cucio insieme questi tappetini. Ok, dovrebbe andare. Taglio il filo. Ed ecco, ho creato un puff. Ed è anche molto carino. È ora di tornare alla festa. Amo così tanto il mio puff. Ma adesso voglio uno spuntino, sì. Vediamo. Voglio mangiare o bere? Qualcosa da bere di sicuro. Ehi! Quel tipo si è preso il mio puff! Oh, grazie, sì. Voglio le patatine. Non c'è nessuno. Divertiamoci un po'. Metto la mano su un cartoncino. Traccio il contorno con la penna, tenendo la mano ferma. Passo tra le dita. Ecco, ora posso passare alla fase successiva. Ritaglio seguendo la linea tracciata. Questo cartone non mi serve più. Ora posso decorare la mano. Inizio con le unghie. Tutti amano la manicure. Mi piacerebbe uno smalto come questo. Ci siamo quasi. Non male. Aggiungo un po' di cicatrici. Traccio delle linee sul cartoncino. Una volta terminato, userò questo tubo di cartone. Lo posiziono nella parte inferiore della mano. Manca ancora una cosa scioccante. Meglio allontanarsi. Aumentiamo la carica. Spero funzioni. Non ci credo. È viva! Ho sempre voluto un animale domestico. Non potevo chiedere di meglio. Vieni qui. Ehi, ciao! Mi fa il solletico? Questo sarà il nostro saluto. Wow, il vuoto infinito dello spazio. Mi fa sentire davvero piccolo. Spero che l'atterraggio sia morbido. Un piccolo passo per Matthew. Un grosso balzo per 1, 2, 3, go. Wow. Finalmente posso togliermi il casco. Ah, aria fresca. Ehi, Matthew, come va? Ti stavo aspettando. Ah, un mostro spaziale! Scappiamo! Oh, dove pensi di andare? Sta lontano! Basta, odio correre! Non mi prendi! Devo nascondermi! Ma dove?
Wow! Cado! Ai, che male! A volte sei così strano. Devo aver sognato ad occhi aperti, di nuovo. Mi verrà come minimo un livido. Dov'è la mia penna? Non guardare me. Deve essere qui, da qualche parte. Forza, mi serve. Oh, eccola. Oh, ho rotto l'astuccio. Va sempre peggio questa giornata. Oh, guarda che stile. Quanti scomparti. Emily è proprio fortunata. Ho un'idea. Userò del cartoncino. Primo, lo taglio in forme regolari. Ho anche realizzato delle fessure. Sarà più facile unire i pezzi. Una volta fatto, lo metto sul cerchio. Poi arrotolerò del cartone intorno. Ho tagliato una sezione circolare. Piegandola, viene fuori un cono. Lo metto in cima. Così dovrebbe bastare. Sembra quasi un razzo. Guarda come si libra nello spazio. Che stai facendo? Smettila, sto cercando di concentrarmi. Ti stai perdendo una grandissima avventura. Eccolo qui, bello e pratico. Qui metterò le penne. C'è spazio per tutta la mia cancelleria. Perfetto, Emily, guarda. Wow, incredibile. Sì, si potrebbe dire spaziale. Vediamo, questa è l'ora d'inglese? Dove ero rimasta? Non riesco a smettere di fissarlo. Cioccolato. Che buono. Ne voglio ancora. Grazie, signor unicorno. Sono orgoglioso dei miei baffi. Che succede? Da dove arrivano queste cartacce? Ho di nuovo mangiato mentre dormivo. Ai, non in faccia. Ma, Emily, stai bene, tesoro? Dovevo immaginarlo. Non puoi mangiare tutto quel cioccolato. Davvero? Prova a fermarmi. Ma perché? Beh, sarà meglio pulire. Il mio lavoro non finisce mai. Ma come fa a mangiare così tanto? È così piccola. Molto meglio. Ho fatto un buon lavoro. Posso rilassarmi. Ai, Emily, smettila. Non posso parlare. Devo mangiare. Ragazza, hai un problema. Il mio tappeto appena pulito, ridotto così. L'universo gioca con le mie emozioni. Ma so cosa fare. Prendo questo quadratino di cartone e attacco due strisce perpendicolari. Ne posiziono una leggermente inclinata. Inserisco il risultato in una scatola aperta su un lato. In un altro quadrato di cartone ho fatto un foro abbastanza grande per le caramelle. Metto questi bastoncini su entrambi i lati. Un altro scorrerà lungo questo pezzo. Avvolgo degli elastici intorno a ciascuna estremità e rimetto il pezzo nella scatola. Gli elastici devono essere ben tesi. Li collego ai bastoncini. Le pinzette sono ideali per questo lavoro. Copro tutto con un altro quadrato di cartone e metto questi pezzi inclinati, tutti rivolti verso il foro. Finalmente posso chiudere la scatola. Metto un cubo trasparente in cima e aggiungo un coperchio. Ora posso versare le caramelle. È venuto bene. Non ho finito, devo decorarlo. Metto un paio di occhi e un bel nasino. Premendo il naso, escono le caramelle. Merito una ricompensa. Oh, Emily. Gommosa. Posso spiegare? Ho fatto un dispenser tutto per te. Wow, bellissimo. Che succede se premo questo tasto? Non ci credo. Caramelle. Grazie, papà. Sei il migliore. Forza, prendine un po'. Capisco perché ti piacciono. Premi il mio naso. Forza. Ok. Sorpresa. Com'è adorabile. Anch'io ti voglio bene, tesoro. Ok, ma basta perdere tempo. Torno alle caramelle. Una per me e una per te. Al volo.